La natura così in sé. Un grande psicanalista, sai cosa sa fare? Sa aspettare. Un paziente quando viene da me, la prima cosa che vuole è che io gli tolga i disturbi. E la seconda cosa che fa, questa l'ha imparata da una serie di psicologi imbecilli, pensa di attribuire i suoi disturbi alla mamma o al papà, che è una vera grande idiozia di questo secolo. Hillman, che è un grande psicanalista a cui io sono molto legato, che è scomparso un po' di tempo fa, diceva: perché non provi a pensare che sei un individuo unico e non che mamma e papà hanno fatto di te questo individuo? La quercia non si chiederebbe mai se è meglio o peggio dell'olivo e non penserebbe mai che lei è così perché qualcuno gli ha buttato un pacchetto di Marlboro e gli hanno fatto la pipì sopra. Lei fa l'olivo, la quercia fa la quercia. Che direste di una tigre vegetariana, che è una pessima tigre? Sono tutti vegani oggi? Sono tutti vegani? Ti sei mai fatto la domanda se mangiare la carne animale fosse un processo evolutivo come il mondo pensava? Non c'è stata epoca della Terra che non abbia compiuto un rito prima di mangiare un animale. Lo mangiava e chiedeva perdono al mondo. Questo lo facevano i greci, lo facevano i romani, lo facevano gli egizi. Vedevano in ogni cosa un cambiamento, un divenire del destino. Tornando a noi, la coscienza aurorale ci sta dicendo che stiamo perdendo qualcosa, perché vedi, posso andare da qualsiasi parte, ma se mi manca qualcosa è un problema. E se poi questo qualcosa è il retroterra su cui si poggia la mia essenza, sai cosa accade? Il successo non durerà tantissimo, ma che tu non fiorisci. E sai quando fiorisci? Sai quando fiorisce il cervello? Nella maturità, la così tanto temuta maturità. Ho visto degli industriali qui anche coi capelli bianchi, che sanno come me, come nessun altro, che tu ogni giorno aspetti qualcosa che il giorno prima non sapevi. Il contadino mette il seme nella terra. E qui ci rilasciamo a Bachelard. Il seme sta nascosto nella terra, nel buio fa le radici, in alto il germoglio. Ciò che ci crea sta nascosto come stanno nascoste le radici. Questa maledetta malattia di voler capire. Io per sapere se uno è un coglione, sai da cosa lo capisco? Da quando dice: dottore, io so come sono, io so chi sono. Nessuno sa chi è. Goethe diceva: non voglio conoscermi. Forse resterei anche deluso. I grandi industriali sanno che la forza sta nella fragilità, nell'insicurezza. Per sapere se un altro è un coglione, non so come stringe la mano. Se la stringe forte, per farmi vedere che è forte, è un uomo molto fragile. La fragilità, questi uomini palestrati sono molto fragili. Basta, io recentemente sto seguendo un caso che purtroppo sta venendo alla cronaca, dove il successo fisico alla prima ferita affettiva rolla come neve al sole. C'è qualcosa di nascosto che sa, e questo qualcosa di nascosto ha bisogno che io faccia silenzio, che mi metta da parte, che la smetta di dirmi come devo essere e dove devo arrivare. Chi lavora come voi sa che l'innovazione arriva da uno stato interiore di non pensiero. Io se vi domando che cosa vi ha portato a realizzare il vostro successo lavorativo, voi non lo sapete. Sì, mi risponderete le solite cose. Costanza, è vero. Fatica, è vero. No, a un certo punto qualcosa dentro di voi ha deviato, ha preso una strada e vi ha portato dove dovevate andare. I bambini questo lo sanno molto bene, perché i bambini, che sono i maestri del cervello, quando giocano non c'è un gioco del bambino che non implichi un cambio di personaggio. Sono Batman, sono Robin, sono la principessa, sono la strega. No, falla tu la strega, no, la faccio io. No, mamma, mi fanno sempre fare la strega, mamma. E in quel momento si aprono le porte a qualcosa che il mondo sta perdendo. Le immagini. Il computer porta via l'immaginazione. Bisogna saperlo. Stai sul computer 3-4 ore, ma poi staccati. Immagini, fantastica. Fai come l'eroe dei fumetti. Fai come la fiaba. Ma vi siete mai chiesti perché esiste la fiaba? Perché esiste la fiaba? Perché esistevano popoli imbecilli che fantasticavano? No! Perché esistevano i riti? Perché esistevano degli imbecilli che attraverso il rito immaginavano realtà che non c'erano? No! Perché il cervello ha le aree, è costruito su aree antiche del rito, della fiaba, del mito. Sul comodino, un libro che bisogna tenere, l'Odissea. Perché nell'Odissea è scritto tutto. Ma chi di voi, se uno vi dicesse: senti Giovanni, ma tu sai che c'è un sistema che puoi restare a 35 anni uguale per sempre con quella faccia lì? Ma chi non accetta oggi? Malati di giovinezza. Tu guardi in televisione e non c'è una faccia che non sia uguale all'altra. Sono tutte rifatte allo stesso modo. Come dire, vai con una e come dal con tutte le altre. Facce rifatte vuol dire parole ridette. Tu senti in televisione le attrici e dicono tutte la stessa cosa. Tutte. Io la mia strada l'ho fatta senza andare a letto con nessuno. Io col cuore, io ho tanti sentimenti, sono tutti luoghi comuni. Sull'amore potremmo fare una serata. Non c'è stata epoca della Terra che abbia pronunciato la parola amore. Amore era per i romani Amor, il dio della sessualità. E per i greci c'era la parola Eros, la parola amore non c'era. L'amore si basava sul sesso, sull'attrazione che c'era tra due esseri umani. Anzi, i greci, che conoscevano l'anima, non intesa in senso religioso, in senso di animus come soffio,
psiche è sottile come una farfalla, c'è qualcosa in te che è sottile come una farfalla. Attento a non ferirlo, perché ti ferirà molto di più di quello che pensi. Quando due si innamoravano e facevano l'amore da impazzire, bruciavano i profumi ad Afrodite, a Venere, e dicevano: speriamo che Venere sia contenta, facciamo l'amore per lei, non per noi, e spersonalizzavano la relazione d'amore. Si accorgevano che c'era qualcosa di nascosto dentro di me, che la sapeva più lunga di me. Ma puoi sbagliare partner se il tuo cervello c'ha 150 miliardi di cellule intelligenti che in ogni momento creano il tuo corpo che è unico e irripetibile? Puoi sbagliare partner. Sai perché sbagli partner? Perché cominci. Giovanna, ma secondo te è quello giusto? Che se ne può sapere Giovanna? Si veste in un modo, no, quello io mi piace per poter... No, tu sei pieno di pareri, sei pieno di omologazione, sei pieno di standard ripetuti. Senza il silenzio, senza il vuoto, senza l'indecisione, senza l'insicurezza, senza la fragilità non potete fare business e vi ammalate. I grandi industriali, io ho avuto in cura grandi uomini, tutti avevano capito una cosa, che i risultati si ottengono con naturalezza e spontaneità, mai con lo sforzo, mai con lo sforzo. Fa fatica una pianta a fare il fiore, perché tu dovresti andare a fatica a capire. Questo non significa che non farai fatica a lavorare, questo non significa... È come il bambino quando gioca fino a che è stremato e poi dorme. I bambini sì che sanno dormire. I disturbi dall'essere sempre connessi sono tantissimi. Soprattutto, tutto parte dalla perdita dell'interiorità. Dopo un po' ci sembra che il mondo del web sappia cose che non sappiamo. Il mio paziente mi diceva: Saulo, ho litigato con mia moglie, l'ho messo sul web e tutti davano i loro pareri. Il tempo. Solo una cultura idiota come la nostra può pensare di mangiare le ciliegie a Natale. È una malattia. Tu dici: cosa cambia? Sai cosa cambia? Cambia che il cervello in questo momento, tutto il nostro cervello, di tutti noi, è connesso, io sono uno che pesa molto le parole che uso, è connesso con gli stati cosmici in cui si trova. Cioè in questo momento tu sei l'autunno del mondo. Questo spiega perché non c'è epoca della Terra che non abbia festeggiato i tempi cosmici. I grandi maestri di questo sono stati l'ebraismo, a ruota ha seguito il cristianesimo. Questi giorni per gli ebrei è stata la festa di Rosh Hashanah, l'inizio del nuovo anno che inizia nel tramonto delle... Le feste oggi a chi piacciono? Ai bambini. Per noi le feste sono una perdita di tempo. Perché? Perché non riconosciamo la cosmologia che c'è dentro di noi. Dottore, ma l'altro ieri mi sono sentito veramente triste, ma io so la causa. Rossana mi ha detto che non mi vuole più. Scusi, che tempo c'era? Ma cosa c'entra? No, pioveva. Che ore erano? Dottore, cosa c'era? 3:30. Dov'era? Ero sul lago. E cosa faceva? No, ero lì, bevevo una qualcosa. E c'è altro? Sì, Rossana mi ha detto che io non sono un uomo per lei, ma me lo voleva dire da tanto tempo. No, dicevo, c'è altro? C'è altro? Tu vuoi star bene? Vuoi star bene? Incomincia a dirti ogni giorno che c'è altro. C'è altro che non vedi, c'è altro che non sai, c'è altro che fa cose che non sono quelle che tu li tieni importanti. Il taoismo, Jung diceva che uno psicanalista che non ha sul suo comodino i libri sul Tao è meglio che cambia lavoro. Io sono perfettamente d'accordo. Il taoismo 2500 anni fa, dove ci sono stati i più grandi conoscitori, davano alcuni consigli agli uomini che sarebbero venuti. Il primo consiglio era questo, che se c'è un pensiero predominante, sei fuori dalla vita. Dici, io tutto il tempo penso a Rossana che se n'è andata, non è vero. Tu stai posando lo sguardo sulla coscienza attenta che vede soltanto la crisi con Rossana. Mentre c'è la crisi con Rossana ti metti il vestito, mentre c'è la crisi con Rossana ti fai la barba, mentre c'è la crisi con Rossana vai in bagno, mentre c'è la crisi con Rossana passando con delle belle gambe la guardi, mentre c'è la crisi con Rossana batti al computer. Ci sono tanti altri mondi dentro di te oltre a quello che vedi tu. Ci sono tanti altri mondi oltre a quello che vedi tu. Tanti altri mondi. Se ne vedi uno solo ti ammali. Se ne vedi uno solo ti ammali. E qui arriviamo a un punto molto dolente, la unilateralità della coscienza. Quando Bachelard si accorge che la coscienza attenta è molto importante per imparare le lingue, per studiare, per la scienza, per l'economia, ma è molto fragile, molto debole nel mondo interno. Tu puoi conoscere tutte le leggi economiche del mondo, ma se non stai bene con te stesso, prima o poi fallirai. Bisogna averlo ben chiaro. Svegliati la mattina e dici: io sto bene con me stesso, ho vicino le persone giuste, faccio le cose che mi piacciono, e poi aggiungi altre cose che avrebbero detto i taoisti. Le cose mi vengono spontanee? Quando mi incontro con gli altri parlo solo del mio lavoro, perché se quando ti incontri con gli altri parli solo del tuo lavoro, indebolisci il cervello. Io ho seguito dei casi di uomini della finanza, connessi tutto il tempo, che si erano dimenticati che la sessualità era una funzione che gli ha passato 7-8 mesi senza fare l'amore. E poi andavano con le prostitute.